Canto 7. Oh Satana Dio! Iniziò a dire Pluto con la sua voce rauca e stridente, e quel gentile saggio che tutto sapeva disse per confortarmi: La tua paura non ti deve scoraggiare, perché per quanto potere egli abbia, non ci impedirà certo di scendere nel quarto cerchio e proseguire il nostro cammino. Poi si rivolse a quella faccia gonfia di rabbia e disse: Taci, maledetto lupo, che sei il simbolo dell'avarizia. Marcisci dentro di te e insieme alla tua ira. Questo viaggio e questa discesa nell'abisso infernale che stiamo compiendo non sono senza motivo. Ciò è voluto lassù, dove San Michele vendicò la violenta ribellione degli angeli comandati da Lucifero. Come le vele prima gonfiate dal vento cadono poi a volte quando dall'albero della nave vengono ammainate, così si calmò e si ritirò quella belva crudele. Allora scendemmo nel quarto cerchio, penetrando ancor più nelle profondità dell'inferno che racchiude tutto il male dell'universo. Ah, benedetta giustizia divina! Chi erano coloro così ricolmi di tante continue pene e di tanti dolori? Quanti io ne vidi! E perché le nostre colpe ci pesano tanto e ci mandano così irrimediabilmente in rovina? Come fa l'onda nei pressi di Cariddi, vicino alla città di Messina, che si infrange con quella con cui si scontra, così nello stesso modo accadeva che lì le anime dannate cozzassero con tanta violenza l'una contro l'altra. Lì vidi più gente che altrove, e da una parte e dall'altra con grandi urli facevano rotolare enormi massi spingendoli con il petto. Si scontravano percuotendosi, e dopo, in quello stesso punto in cui si erano scontrati, ciascuno si voltava indietro, rivoltando anche quell'enorme peso, mentre nello stesso istante... «Perché conservi il denaro?» urlavano i prodighi verso gli avari. «Perché sperperi?» urlavano gli avari verso i prodighi. Così da destra e da sinistra tornavano all'estremità opposta del semicerchio loro assegnato, sempre gridandosi quell'ingiurioso motto. Ed ancora di nuovo, quando erano giunti al successivo scontro, ciascuno si rivoltava con il suo pesante macigno, tornando ancora indietro per il suo mezzo cerchio, fino a cozzare nuovamente nel punto opposto. Io, che avevo ormai il cuore pieno di tristezza e di angoscia per quel tragico spettacolo, dissi: «Mio maestro, ora dimmi che gente è questa, e se tutti quelli che io vedo con la chierica alla nostra sinistra furono gente di chiesa?» «Tutti quanti furono ciechi d'intelletto e nella loro vita non seppero né usare né spendere le loro ricchezze con misura. Infatti, come hai potuto sentire, e le loro parole lo affermano chiaramente, quando quei dannati arrivano ai due punti del cerchio, la colpa contraria divide loro e li contrappone con terribile violenza. Quelli che hanno la chierica furono uomini di chiesa, papi e cardinali, nei quali l'avarizia raggiunse il massimo livello.» «Maestro, tra questi peccatori dovrei riconoscere bene alcuni che furono pieni di codesti peccati.» «Inutile il tuo pensiero. La loro vita, priva del giusto valore per le cose e per il denaro che li fece sporchi, ora rende loro oscuri alla conoscenza, cioè li rende irriconoscibili. In eterno si scontreranno così ad ogni giro del cerchio, due volte. Poi questi, cioè gli avari, risorgeranno dal sepolcro con il pugno chiuso, come tennero per afferrare il denaro, e questi altri, i prodighi, avranno i capelli mozzi per dimostrare come la loro prodigalità li ha privati di tutto. L'aver maldato il proprio denaro e averlo tenuto troppo ha tolto loro il cielo e li ha messi in questa zuffa, in questa realtà che, come vedi, non si può certo ingannare con le parole. Ora puoi capire, figliolo, la beffa, l'inganno che provocano le passioni per i beni terreni e per il loro possesso, cosa che in fondo è affidata alla sola fortuna e per i quali beni gli uomini si azzuffano.
Quel breve istante della vita terrena è nulla a confronto dell'eternità dove quei beni non hanno più alcun valore. Infatti, vedi che ora tutti i tesori della terra non sarebbero sufficienti a regalare qui in questo mondo un solo attimo di riposo ad una sola di queste anime stanche e disperate. Maestro, ora dimmi anche, questa fortuna di cui mi fai cenno, che cos'è? Cosa significa? Chi è colui che tiene così fra i suoi artigli i beni del mondo terreno? Oh, sciocche creature, quanta ignoranza vi tormenta! Ora ti spiegherò e tu dovrai fare molta attenzione. Dio, il cui sapere tutto trascende, poiché egli conosce non solo le cose reali, ma anche tutto il possibile, creò i cieli e consegnò a questi cieli varie intelligenze superiori che li fanno muovere, così che, in modo armonico, ogni parte del cielo immateriale, che è anche sede di un coro di creature angeliche, riflette la luce sulla propria sfera e la riflette in modo tale che la luce divina sia uniformemente ed equilibratamente distribuita nell'universo, seppure essa sia diversa nei diversi cieli. Così nello stesso modo nel mondo terreno, per tutto ciò che costituisce ricchezza materiale, Dio stabilì la fortuna come ministro e guida, tale che guidasse a tempo opportuno i beni mondani da nazione a nazione e da famiglia a famiglia, senza che il senno e la ragione umana possano fare qualcosa. Per cui un popolo impera ed uno soffre sulla base del suo giudizio, che è nascosto e misterioso come un serpente nell'erba. La vostra volontà non può quindi contrastarla. Essa dispone, giudica e comanda nel suo regno proprio come, già ti ho spiegato, altre intelligenze comandano nel loro regno. I passaggi delle ricchezze dall'uno all'altro sono continui. La necessità di fare del resto la volontà di Dio la fa essere rapida e così si succedono numerosi coloro che subiscono nel bene o nel male questi mutamenti. Questa è colei, tanto vituperata, criticata, discussa anche da coloro che in fondo la dovrebbero invece ringraziare. Infatti spesso sottrae molti esseri umani, provvidenzialmente, dai mali che comportano le ricchezze e tante volte le danno a torto biasimo e cattiva fama. Ma essa è tranquilla e tutto ciò non la tange. Con le altre intelligenze superiori, lietamente e con sicurezza muove la sua sfera dei beni mondani ed è appagata per se stessa. Ora però è ormai il momento di discendere dove ancora maggiore è il tormento. Sono passate già 12 ore da quando ci siamo mossi, è già passata la prima giornata e comincia la seconda, ed è praticamente mezzanotte e non possiamo trattenerci qui più a lungo. Allora attraversammo direttamente il cerchio fino al bordo esterno da cui si accede al quinto cerchio, presso una sorgente che ribolliva e si rovesciava in un lugubre fossato che precipitava. L'acqua era quasi nera, più scura del colore del perso, fra il nero ed il purpureo, e noi insieme a quell'acqua scura, seguendo quel corso, scendemmo ancora giù per un insolito e malagevole sentiero. Quello squallido ruscello si gettava in una palude quando appunto finiva il suo corso ai piedi delle malefiche spiagge grigie di quella stessa palude che si chiama Stige. Ed io, che stavo intento a guardare, vidi anime fangose in quel pantano, tormentate dall'ira che non le abbandonava mai. Questi si percuotevano l'uno contro l'altro non solo con le mani, ma anche con la testa, con il petto e con i piedi, sbranandosi a morsi. Il mio buon maestro disse: «Figlio, ora stai vedendo le anime degli iracondi, di coloro che furono vinti dall'ira, e devi anche sapere che sotto a quell'acqua ci sono anche altre anime completamente sommerse, che gemono e soffrono, e fanno ribollire l'acqua stessa in superficie, dovunque il tuo sguardo giunga. Cioè da tutte le parti, sepolti nel fondo della melma, dicono, fumo tristi, chiusi noi stessi quando eravamo in vita, sotto il sole portando dentro di noi ire e rancore, ora ci rattristiamo in questo fango nero».
Questa continua lamentela gli si strozza in gola, non potendo parlare pienamente perché mezzi affogati nella melma. Così percorremo gran parte di quel lurido lago fangoso, camminando fra la parte melmosa e fradicia e la parte più asciutta, osservando le anime che si ingozzavano di fango. Giungemmo così infine ai piedi di una torre.